Ciao a tutti amici, benvenuti sul mio canale, io sono Tukens ed eccoci qua con un nuovo episodio, una nuova puntata, vedete voi, di Pokémon Blu. Nel video precedente abbiamo sconfitto Koga, il capopalestra di Fuxiapoli, e ci aveva dato appunto la medaglia anima. Adesso amici, sempre a Fuxiapoli, però dobbiamo entrare nella zona Safari, quindi andiamo ad usare Taglio con Senshu per prendere i denti d'oro del guardiano che ci serviranno per la MN04 Forza e la MN Surf, accessibili sempre all'interno della zona Safari. Allora, questa appunto è la zona Safari, benvenuti alla zona Safari. Per solo $500 potrai catturare tutti i Pokémon del parco. Puoi unirti alla caccia, ovviamente sì, per forza. Quindi sganciamo i soldoni e entriamo, dai. Ci dà anche le 30 Safari Ball e ci, diciamo, ci ruba tutta la squadra perché non, dentro appunto al parco non è possibile utilizzare i Pokémon. Quindi io amici vi svelo che diciamo prima di registrare avevo visto il percorso appunto da fare all'interno di questa zona. In quanto è un percorso, diciamo, abbastanza articolato, per quanto riguarda, ecco, la prima volta, se uno lo deve raggiungere la MN Surf e poi Denti d'Oro, quindi per la prima volta è un pochino impicciatello. Quindi, adesso io, parlando, mi sono distratto e non so se sto facendo il percorso giusto. Comunque, qua facciamo fuga. Allora, andiamo ad utilizzare, vediamo qua, il repellente, uno solo ne abbiamo. E vi stavo dicendo che all'interno di questa zona safari è possibile trovare dei Pokémon non catturabili nelle altre zone. Quali ad esempio Chansey, oppure, ecco, come avete visto prima, Doduo, Rayon, Exeggut, poi stanno, vabbè, Nidoran, Nidorino, Nidorina. Aspettate, qua era su. No, allora aspetta, di qua. Quindi. Allora no, aspettate. Finito l'effetto del repellente. Vabbè, allora io mi sono perso allora a questo punto. Quindi non era qua, è vero, giusto. Devo fare il giro lungo. Qua. E quindi ecco, anche nella versione blu, in quella appunto che io sto giocando. Ecco, Nidorino. Appunto nella versione blu è possibile trovare in questa zona Pinsir, mentre nella versione di Pokémon appunto rosso è possibile trovare Scyther. Qua vediamo un altro Pokémon, Exeggut. Io amici stavo pensando appunto di fare fuga quando vado a incontrare questi Pokémon perché non, diciamo che non mi sono molto utili, in quanto alla Lega appunto già ce l'ho, diciamo, a livello, diciamo, mentale, la squadra che mi dovrò portare alla Lega. E tra questi, diciamo, non figurano né Pokémon di tipo veleno, come può essere ad esempio, ecco, Nidorino e compagnia, né Pokémon di tipo erba, come ad esempio Exeggut, oppure, beh, roccia, comunque, ho già Graveler, che comunque non penso a questo punto di portare alla Lega. E che altro dire? Quindi Pokémon appunto di erba non mi saranno utili. E quindi non andrò a catturare nessun Pokémon. Nel frattempo siamo arrivati. Allora, questi qua sono i denti d'oro che appunto ci serviranno per il guardiano. E andando qua a sinistra potremo appunto imbatterci in questa casetta nel quale c'è chi è un pescatore. Allora, finalmente hai raggiunto la casa segreta per primo. Ormai pensavo che nessuno vincesse il nostro premio. Congratulazioni, hai vinto. Quindi riceviamo la MN03. Quindi la MN03 è Surf, un Pokémon ti potrà traghettare sull'acqua, ovviamente. Questa MN non assessorisce e potrai usarla più volte, come tutte appunto le MN. È molta fortuna, questo è un premio stupendo. Esatto, quindi. Vabbè, comunque, a parte la MN taglio, qua prendiamo anche la 32, a parte la MN taglio. E quella flash appunto. Tutte le altre MN secondo me sono molto buone.
come appunto può essere il volo, è buona comunque nel combattimento, è buono surf ed è buona anche forza, quindi non le disprezzo queste MN. Allora, vediamo qua, Nidorino, Nidorina, scusate, femminuccia, ci tiene. Allora, nel frattempo possiamo vedere che ci mancano solo 7 passi di 500 per l'annuncio. Allora, annuncio, din don, tempo scaduto. Vabbè, il tuo gioco Safari è finito, puoi ritornartene. Quindi è stato un buon bottino, torna, vabbè. Noi ce ne andiamo, andiamo a prendere queste due MN, quindi Senshu taglio. Qua, ah, taglia tutto. Andiamo a tagliare anche questo alberello di qua. E adesso, se vedete, qui c'è una casettina piccola, nel quale c'è un, mi sembra un guardiano, una cosa del genere. Allora, vabbè, diamo i denti d'oro al guardiano, esatto, cioè avevo ragione, era un guardiano. Quindi si mette i denti, grazie, nessuno capiva niente di quello che dicevo. In quello stato non potevo lavorare. Ti darò qualcosa per ricompensarti. Che poi io mi chiedo come cavolo. Ah, beh, sì, il guardiano del parco. Quindi è possibile che li abbia persi là dentro. Quindi andiamo ad insegnare la MN04 a un Pokémon. Quindi sì. E allora insegniamo a Senshu, dai. Tanto ha già, visto che ha già taglio. Andiamo a insegnare anche forza. Quindi andiamo a utilizzare qui la forzetta. Quindi spostiamo questo masso, andiamo a prendere la Pokéball che contiene una buona caramella. Buono, buono. Allora, amici, che dire? Io stavo pensando adesso di andare a Zafferanopoli per prendere un Pokémon di tipo lotta. Infatti, a Zafferanopoli, se appunto chi di voi ha giocato a questo gioco sa che è possibile prendere uno dei due Pokémon lotta, diciamo, principali di questa prima generazione, ossia uno tra Hitmonlee e Hitmonchan. Io non penso appunto di portarmi un Pokémon di tipo lotta a... qua evitiamo. Un Pokémon appunto di tipo lotta alla Lega, però comunque ecco, se dovessi scegliere uno dei due, se evitiamo anche questo. E preferirei appunto scegliere Hitmonchan perché comunque ha una vasta gamma di... No, questo dobbiamo affrontare. Ha comunque una varietà di mosse comunque che possono essere utili, come ad esempio Tuono Pugno, che è appunto utile contro Pokémon di tipo acqua. Può avere appunto Fuoco Pugno, Gelo Pugno, comunque preferisco allora appunto a questo punto, scusate il gioco di parole, prendere Hitmonchan. Comunque andiamo a sconfiggere questo allenatorino. Allora, Spiro, continuiamo con Snorlax. Io l'ho catturato intorno al 30 e l'ho fatto salire di 3 livelli, cioè non nemmeno di tanto. Comunque sconfiggiamo anche quest'altro Spiro. Pidgey sempre, continuiamo sempre con Snorlax, che amici, se portato a un livello buono, è un mostro Snorlax, veramente è fortissimo. E il quarto Pokémon è Fearow, quindi sempre botti in testa, vai, gli togliamo metà vita, insomma. Lui vabbè che ci si sì, ci fa scendere l'attacco, però dai, un altro botto in testa lo fa. Sì, ma vabbè, ho usato due ruggiti, due fulmini sguardo per poi schiattare, non attaccare mai, comunque vabbè. Allora, abbiamo battuto Avicoltore. E vabbè, quello che dici, non mi importa. Comunque, allora, amici, a questo punto io taglio e ci vediamo direttamente a Zafferanopoli. Allora, amici, eccoci qua a Zafferanopoli. Quindi, come vi dicevo, andiamo a prendere i Hitmonchan. Però come prima cosa dobbiamo curarci i Pokémon. Come potete vedere, se avete intravisto giusto, questa città è sotto il controllo del Team Rocket. Infatti per accedere alla capopalestra Sabrina e quindi prendere la sua medaglia, dovremo prima sconfiggere il Team Rocket, che se non sbaglio ha preso possesso di un centro commerciale. Comunque questo lo andremo a fare nella prossima puntata. Allora, dove sta la gym? Allora, questo qui è il dojo lotta.
Entriamo e andiamo a sconfiggere il primo allenatore. Quindi, vabbè, stai varcando il nostro dojo karate. Quindi, scusate, non si chiama dojo leotta, ma dojo karate. O karate, karate, comunque. Quindi, cintura nera e manda Machop. Che Machop, almeno a mio avviso, è il Pokémon lotta più schifoso. Infatti, esteticamente, rispetto alle sue evoluzioni, Machoke e Machamp fa schifo. Comunque, botti in testa, sconfitto. Quindi, Mankey. Mankey, Mankey, Mankey. Io Mankey, amici, e Prime, mi ricordo, appunto, nel cartone dei Pokémon, quando, non mi ricordo come, ma Mankey, appunto, si era evoluto in Prime, e incazzato a bestia inseguiva Ash lungo un sentiero. Bello. Era, diciamo, bei tempi quando c'era la prima generazione. Comunque dai, energy conca, inutile. Botti in testa, sconfitto. Allora, abbiamo battuto. Nel frattempo saliamo al 34. Abbiamo battuto il primo cintura nera, il primo Karate Kid. Il secondo, vediamo cosa ci dice. Mi dicono che sta in gamba, allora dimostralo. Chi te lo dice? Te l'ha detto quello che il tuo compare di Mirandel là. E l'ho sconfitto, quello te l'ha detto, se no chi? Comunque, manda anche lui Machop come primo Pokémon. Quindi botti in testa con Snorlax. E gli facciamo molto male. Comunque attacco X è inutile perché scatterà appunto con un secondo attacco. Allora, Machoke. Adesso amici, guardate lo sprite di Machoke quanto fa schifo. Guardate che schifo. Con un occhio bianco ed un occhio che è tipo rivolto al centro della faccia. Schifo, guardate. Mamma mia. Lo potevano fare meglio, sicuramente. Comunque, abbiamo sconfitto anche il secondo cintura nera. Il terzo, non mi spaventa proprio niente. Mi alleno spaccando le rocce. Ti alleni spaccando le rocce? Bene, sei forte quindi. Cioè, per spaccare le rocce. Allora, Primeape. Noi sempre con Snorlax. Al 36, quindi è più forte rispetto al nostro Snorlax. Però non ci facciamo intimidire. E andiamolo a colpire con dei botte in testa. Anche perché se lui prende sempre solo attacco X, non ci farà niente, vedete, sconfitto. Quindi cintura nera sconfitto. Quindi che male, vabbè, non fa niente. Vuol dire che io ho una roccia più dura delle altre. Quindi togliti le scarpe. Togliti le scarpe, c'è pure ragione. Comunque, beh, vuole lottare sempre le cinture nere. Cioè, sempre quelli sono. Quindi Mankey. Noi con Snorlaxino. Quindi colpo karate. Quindi ci colpisce questa volta il Pokémon, eh? Che non ci fa niente, però. Quindi, sconfitto il primo. Il secondo Mankey farà la stessa fine, ovviamente, del suo compare. Ecco, questo secco. E il terzo è Primeape. Quindi ha anche l'evoluzione. Quindi lui usa sempre attacco X. Quindi noi rispondiamo come sempre le botte in testa. E adesso amici mi è finito botte in testa. Quindi se non mi sale di livello dovrò mettere come primo Pokémon un altro. Oh, vedete, ah, sono fortunato perché a livello 35 Snorlax impara Body Slam. Quindi andiamo a affrontare il capo. Allora, sono il maestro di karate, sono il capo qui. Vuoi sfidarci? Non avremo pietà. Fuahahaha. Quindi, questo tizio, questo individuo ha due Pokémon. Uno è me, si è Mankey, uno è Ma, vabbè, insomma, c'ho per due. Uno è Hitmonlee e un altro è Hitmonchan. Quindi, Snorlax, Body Slam. E lui usa meditazione, quindi gli cresce l'attacco. Quindi con un Body Slam, vabbè, sì, gli abbiamo tolto tanto. Quindi l'allenatore usa anche
attacco X, che però sarà inefficace, perché noi con un Body Slam lo sconfiggeremo facilmente. Quindi il secondo Pokémon appunto è Hitmonchan, come detto. Anche su di lui andremo ad utilizzare il nostro bel corpo, cioè un Hitmonchan schiacciato da uno Snorlax. Comunque, come tapugno, allora vediamo, 63. Vabbè, ci toglie 9, ci ha tolto, non ci ha fatto niente. Quindi abbiamo sconfitto anche il boss. Vabbè, mi ha battuto. Allora, ebbene sì, ho perso. Vado subito di non prendere il nostro emblema come trofeo. In cambio ti darò un Pokémon forte e valoroso. Scegli quello che preferisci. Allora, vediamo questo che è Hitmonlee. No. Quindi Hitmonlee, no. Hitmonchan, sì. Quindi vuoi Hitmonchan, pugno veloce, sì. Quindi abbiamo ricevuto Hitmonchan, non gli diamo il soprannome, quindi non c'è spazio per altri Pokémon ed è stato trasferito al box. Quindi amici, per questo video è tutto. Abbiamo preso la MN Surf e la MN Forza che andremo ad utilizzare in seguito. E a Zafferanopoli, da come avete visto, abbiamo preso Hitmonchan. Quindi amici, io vi invito a lasciare un mi piace al video e ad iscrivervi al canale per non perdere il prosieguo di questa serie e anche appunto non perdere le notifiche dei video che io porto sul mio canale. Quindi amici, io vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video. Bella!